Orlando Bloom e David Harbour in un film su un videogioco di auto tratto da vicende reali? Sì, ha tutto perfettamente senso, tranquilli. Benvenuti nella giungla. Vi dico cosa ne penso su Gran Turismo, senza spoiler, con voto finale. Vorrei chiarire sin da subito che questo non è un film solo per appassionati del videogioco, né tantomeno degli appassionati di motori. E per tutti, perché affronta i temi più disparati, difficoltà a superare traumi e tanti altri. La storia racconta del ragazzo che nel 2011 è passato dall'essere un bravissimo pilota nel videogioco Gran Turismo all'essere un vero pilota grazie ad un programma di selezione ed allenamento sperimentale. Tutto romanzato ad arte ovviamente, ma nel complesso il film funziona molto bene. Dopo la prima parte si evita anche del tutto l'effetto marchetta per il videogioco, che potenzialmente poteva disturbare parecchio. In generale forse proprio l'inizio è la parte più debole, poi però si riprende benissimo sia nelle scene in pista che in quelle fuori. Ho apprezzato molto la regia delle gare e David Harbour nel ruolo del coach meccanico, sembra essergli stato cucito addosso. Bravino anche Archie Maduke. Bloom, per chi se lo stesse chiedendo, non sono riuscito ad inquadrarlo bene, c'era e non c'era come personaggio. Comunque un film emozionante ed adrenalinico che merita almeno 7 all'8.